rispetto alla mia solitudine. Era una sera così, pioveva, e lei lì, stesa per terra, sull'asfalto lucido di pioggia. Un pomeriggio letterario in cui affrontare il fenomeno della violenza sulle donne, proponendo come strumento di risoluzione la cultura, attraverso la lettura di alcune pagine del libro dell'autrice catanzarese Iesa Roma, dal titolo Maschere di vetro e polvere, edizioni Falco, e alla contemplazione dei brani proposti dalla cantautrice Juana Ria. La prima attraverso la propria penna e la seconda, vibrando le corde della sua chitarra accompagnata dalla sua graffiante voce, hanno delineato ad arte la sagoma interiore dell'essere femminile, quello che è visibile solo agli occhi di chi sa guardare l'inimmaginabile. Ma verrà il giorno che tutte quante, oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao. In cui scrivi un libro è molto difficile, perché comunque bisogna calarsi completamente nella parte, ed è quello che ho tentato di fare io nel momento in cui ho deciso di scrivere questo libro. Non ho fatto sì che diventasse semplicemente una cronologia di fatti, ma ho cercato di metterci dentro sensazioni, emozioni, ho cercato di far provare alla persona che poi sarebbe andata a leggere il mio libro le stesse paure, le stesse tensioni, la stessa gioia, lo stesso amore che può provare chi si trova a subire una situazione del genere. Tra gli occhi tu hai visto cose che nessuno aveva raccontato mai. Ho questa fortuna, diciamo, io la vedo come una fortuna, poter comunicare, poter dire la mia cantando, facendo quello che mi piace. Che appunto la musica, in questo caso comunque ogni forma d'arte, possa essere in grado di comunicare sempre più in maniera veloce, o comunque sensibilizzare di più le persone che sono gli utenti, diciamo. Assolutamente, soprattutto è un modo più semplice per arrivare ai giovani, perché sono quelli che dobbiamo provare a sensibilizzare riguardo l'argomento, perché se già da piccoli si insegna ai ragazzi ad avere rispetto, ma tra di loro, non solo per le donne, allora possono crescere in un modo sicuramente migliore. E la musica e l'arte in generale sono il miglior modo per arrivare ai ragazzi. Quante telefonate nel cuore della notte? Quanti pomeriggi trascorsi a parlare, a ridere, a scherzare? E poi così all'improvviso, non c'era più. È andata via. Le donne e il loro talento, un'autentica risorsa per lo sviluppo sociale, economico e politico della nostra comunità. Eccellenze di sapere e di umanità che spesso sono costrette a restare nell'ombra, sia nella vita familiare che nel lavoro. Spesso, troppo spesso, vittime delle più atroci vessazioni che loro stesse tentano in maniera maldestra di coprire con il velo della vergogna e del pudore, ma solo fino a quando l'umiliazione arriva ad essere insostenibile. Allora sarà il momento della presa di coscienza e il coraggio si farà largo per ribellarsi dalle angherie in cerca della libertà. È una storia che accomuna tante donne, ma che appartiene a tutti, perché nessuno può proclamarsi innocente, chi autore e chi complice. È questo il filo conduttore dell'iniziativa promossa dalla FIDAPA, sezione Catanzaro, svoltasi nella sala giunta di Palazzo di Vetro, in linea con la tematica dell'anno di respiro nazionale. Tutta Italia cerchiamo di valorizzare a modo nostro i talenti delle donne, certamente pescando nel nostro territorio, sfruttando il tema del romanzo di Gesa, che mi dicono molto bello, molto ben scritto e molto avvincente, quindi lo vedremo tutti, e ovviamente su un tema che, ahimè, avremmo tanto voluto dimenticare, ma non possiamo, perché è il tema sulla violenza delle donne in tutti i suoi risvolti. Inutile pescare nella cronaca odierna o di un minuto fa, perché purtroppo la troviamo anche in questa città, anche nelle nostre strade, non possiamo farne a meno. Quante cose avremmo ancora potuto fare insieme, ora saprei guardare, e invece non so più fare.
un'emozione che ho voluto trasmettere provando io delle emozioni guardando e ascoltando delle persone che comunque si erano trovate a subire violenze di questo genere, violenze di genere per l'appunto. Non solo violenza fisica ma anche violenza psicologica. Soprattutto la violenza psicologica, che è quella che effettivamente fa male maggiormente, quella che lascia meno segni nei confronti all'esterno, perché comunque i graffi dell'anima, le ferite dell'anima sono quelle che non si vedono e sono ancora più difficili da curare. Una lacrima scende giù, una soltanto, scompare nella manica della giacca.